Salve a tutti ragazzi, sono sempre Omenzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi sono in questa location che ormai avete imparato a conoscere, sono a casa della Giulia, sono da solo, anzi in realtà non sono da solo. E lei mi accompagna in questo viaggio oggi, qui. Oggi sono qui a rispondere al grandissimo Hero Spirate che mi ha taggato appunto in questo video tag di nome Quanto sei nerd. Andrò a rispondere a 14 domande che ho scritto qui perché non mi ricordo neanche come mi chiamo, figurati se riesco a ricordarmi 14. Dove pensi di andare? 14 domande così di fila, assolutamente non me le ricordo. Lei se ne vuole andare, signori, se ne vuole andare, non vuole stare con me, magari mi vuole stare vicino? No. Vabbè, comunque, signori, saluto Aerospirate, ti ringrazio per avermi taggato in questo video tag. Il suo link è in descrizione, passateci perché è davvero un grandissimo ragazzo, fa video veramente molto divertenti ed è un personaggio davvero molto particolare. Comunque, bando alle ciance, iniziamo con queste fatidiche 14 domande per vedere quanto sono nerd. Prima domanda, a che età hai iniziato a usare il PC? Secondo me, adesso ho 20 anni, secondo me una decina di anni fa, più o meno alle medie, quando praticamente utilizzavo il computer di mia sorella di nascosto, andavo in camera sua quando lei non c'era e andavo su internet senza uno scopo, o forse uno scopo c'era. Seconda domanda, quando hai iniziato a navigare sul web e perché? Ecco, ho iniziato praticamente, se non sbaglio, verso la terza media, ovvero 13 anni se non mi sbaglio. Ho iniziato a utilizzare il PC per MSN, quel programma dove si chatta con gli amici, bla 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 bla. Ho iniziato proprio a navigare sul web per fare delle ricerche per la scuola, per esempio le ricerche di geografia sulle nazioni, quelle cazzate lì. E già a quell'età iniziavo a provare i primi programmini per craccarli, quelle cazzatine lì, ecco, guardare vari tutorial su come utilizzare le cose, su come craccare, già qui potrei andare in galera per quello che sto dicendo. E poi quando andavo sul computer di mia sorella, infatti mi ricordo una scena abbastanza imbarazzante. Quando mia mamma arrivò in camera e mi disse: quando cerchi quelle cose lì, almeno cancella la cronologia. Domanda numero 3: quante ore passi online al giorno? Allora, online, se intendiamo il fatto che sono raggiungibile, sono costantemente su internet, io passo praticamente tutto il giorno online perché con il telefono io vado sempre su YouTube, vado su Facebook, vado su WhatsApp, vado su Instagram, ovunque. Se invece contiamo proprio il tempo in cui sono davanti al computer, che magari guardo video su YouTube, mi faccio i cazzi degli altri e mi faccio i cazzi miei, direi una decina di ore, e se sono al computer anche per montare, una quindicina di ore tranquillamente. Anche secondo me ci sono state delle giornate in cui proprio facevo proprio tutto il giorno tirata, dove mia mamma mi veniva a prendere, che vieni a mangiare! Vieni a mangiare che ti deperisci! E io, mamma, no, perché sto platinando la Bibbia. Una roba del genere. Domanda numero 4: quale dispositivo o console preferisci per giocare? Ho iniziato a giocare proprio con il Game Boy Color, con i primi Pokémon, Pokémon giallo, Pokémon blu, Pokémon rosso. E poi ho iniziato con la PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. Quindi io direi assolutamente le console Sony sono le mie console preferite. Mentre per quanto riguarda il PC, purtroppo io sono mongoloide, non so usare mouse e tastiera per giocare, perché io quando cerco i tasti sulla tastiera mi tocca fare così. Ah, ecco, W, A, C, D, S. Quinta domanda, quali sono i tuoi videogiochi preferiti? Beh, ormai qua, questi li sapete. Per quanto riguarda la PlayStation 2, anzi, per quanto riguarda il mio gioco preferito in generale, Dragon Quest, l'Odissea del Re Maledetto. Per quanto riguarda la Next Gen, quindi PlayStation 3, direi assolutamente The Last of Us, Dishonored e Heavy Rain. Sicuramente me ne sto perdendo qualcuno, ma credo di averli detti tutti. Che anime, cartoni preferisci o preferivi? Allora, di anime non sono esperto, signori, quindi ho paura di dire anche delle cazzate. Cartoni proprio sulla TV, sui canali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando ero piccolo guardavo un sacco di cartoni, cioè i miei preferiti erano tipo Franklin alla mattina. Mentre crescendo ho iniziato a guardare, vabbè, i Simpson, Futurama, i Griffin, American Dad. Ma sono un appassionato dei cartoni dei Pokémon, cioè mi guardavo proprio tutta la serie. Poi mi guardavo Dragon Ball. Tipo sul 6 il pomeriggio Yu-Gi-Oh! C'era Hunter x Hunter. Scarafaggi, scara 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 scara
quelli lì. Guardi ancora cartoni e anime? Purtroppo non ho più tempo. Ottava domanda: come consideri la gente che fa cosplay e partecipa alle convention? Allora, signori, cioè io i cosplay li adoro. Li adoro e sicuramente fanno benissimo a vestirsi così e andare nelle fiere. Sto per dire nelle sagre, vabbè, alle fiere, perché poi la gente ti ferma, vuole fare le foto con te, e secondo me è anche un motivo per essere soddisfatti del proprio lavoro. Come ho già detto, se avessi le possibilità e i soldi mi travestirei da Big Daddy, assolutamente. Cioè, se fossi una ragazza mi vestirei da Alice Madness Return, però mezza nuda, a far vedere tutte le tette. Quindi secondo me i cosplay devono continuare ad esistere. Un genere di cosplay che odio, che veramente secondo me non dovrebbero esistere, sono quei deficienti che si travestono da pirati. Ah, regà, ma vi vestirete da pirati? Ma come siete messi? Ciao Eros. Ovviamente scherzo. Ti piace leggere manga e fumetti? Manga non ne leggo perché non ho soldi per comprarmeli, perché sennò sai te quanti cazzo me ne comprerei. L'unica serie di fumetti, anzi due serie di fumetti, che ho letto e che sto continuando a leggere, la prima è una su Alice nel Paese delle Meraviglie, mi sembra composto da quattro fumetti, e la seconda è tutta la serie di The Walking Dead, me la sto leggendo. Numero 10, che genere di libri ti appassiona di più? Allora, non leggo tantissimo, già faccio fatica a leggere i fumetti, figurati se leggo i libri, ma c'è stato un periodo, ancora adesso ovviamente, che quando mi mettevo a leggere, leggevo i psicothriller, ovvero quelli dove c'è una specie di detective, psicologo che deve capire come sta il malato, perché il malato ha ucciso, cosa è successo al malato, quelle cose lì. Cose un po' devianti, un po' fuori di testa, però mi piacciono quelle cose lì. Un po' strano, devo dire, sì, però i psicothriller sono il mio genere preferito. 11. Quali sono le tue serie TV preferite? Allora, The Walking Dead, sono alla seconda stagione, assolutamente. Poi c'è stata un'altra serie che si chiamava The River, che mi è piaciuta veramente molto, mi sembra si chiami The River, mi sembra l'abbia fatta anche Steven Spielberg. E poi altre serie proprio così che ho visto dalla prima all'ultima non ci sono state. Ho guardato spesso, molto spesso, How I Met Your Mother, Big Bang Theory e basta, direi. Qualcosa su MTV, se non sbaglio, tipo Diario di una Nerd Superstar, mi sembra si chiami così, non so se sono serie, non lo so se sono considerate serie, ma credo di sì, ecco, quelle su MTV ogni tanto le guardo. Catfish non credo sia una serie, però guardo anche Catfish se vi interessa, sicuramente voi lo conoscete Catfish. 12esima domanda, l'ho persa, non la trovo più. Qual è il tuo film preferito? Allora, apro una piccola parentesi. No, che cazzo apro? La chiudo. Chiudiamo la parentesi senza dire niente. I film che preferisco sono quelli dove avviene la fine del mondo, quelle cazzate gigantesche tipo The Day After Tomorrow o 2012, quelle puttanate lì, dove arrivano le catastrofi, gli tsunami, la grandine con le palle grandi così. Quelle cose lì mi piacciono da matti, non so perché, però io le adoro. Voglio vedere la Terra distrutta e quindi mi piacciono anche dove arrivano gli alieni, quei film dove arrivano gli alieni sulla Terra, tipo La Guerra dei Mondi, oppure Signs, mi sembra si chiami così, un titolo, buonanotte. Un film dove appunto arrivano gli alieni sulla Terra e poi alla fine abbiamo più o meno sempre la meglio. Quale cellulare possiedi? Ne sei soddisfatto? Allora signori, io ho un iPhone 5, non ne sono pienamente soddisfatto. A parte che l'iPhone, se non hai una tariffa con i giga, con tanti giga disponibili, è inutile. Non puoi farci un cazzo praticamente. È veramente un telefono inutile se non hai una connessione decente con tanti giga disponibili o con il wifi. Per il resto non ne sono soddisfatto perché la batteria veramente dura un cazzo e soprattutto se lo usi per un po' si surriscalda e hai paura che ti scoppi nelle mutande. Fa quello che deve fare, c'ho le mie applicazioni, c'ho YouTube, Eurosport, l'applicazione dell'Inter, Facebook, Instagram, la pagina Facebook. A proposito di pagina di Facebook e Instagram, in descrizione trovi tutti i link dei miei social, mi raccomando seguimi per restare aggiornato su tutte le novità. Per il resto fa quello che deve fare, fa dei buoni video, anche perché io la facecam nei video le registro con l'iPhone, quindi fa dei bellissimi video, soprattutto con la fotocamera interna. Per il resto l'ho sassato un paio di volte per terra, ma è ancora qua che respira tranquillo. 14esima e ultima domanda, cosa ti piace di più della tecnologia? Allora, la tecnologia ha tanti lati positivi e tanti lati negativi. Ovviamente i lati negativi sono le persone che utilizzano la tecnologia per fare dei danni e questa cosa ovviamente non mi piace.
ma ovviamente mi piace tutto ciò che non comporta la distruzione dei servizi della NASA o l'hackeraggio del mio canale YouTube. Ecco. Della tecnologia mi piace tutto perché è utile. Un tempo i nonni dicono, ma come avresti fatto? Allora, cioè, come avresti fatto nella tua età non l'avrei fatto, adesso che ce l'ho mi dispiace ma la uso. Ci semplifica la vita, abbiamo bisogno di una risposta a una domanda, andiamo su internet e la scopriamo. Vogliamo giocare a un videogioco? Ci giochiamo. Dobbiamo spendere il cash, ma ci giochiamo. La tecnologia è bella, ragazzi. Utilizziamola finché possiamo utilizzarla. Poi quando saremo dementi che non potremo più utilizzarla perché non ci ricordiamo neanche come si sblocca l'iPhone, allora gli diciamo, Eva, porca puttana. Per tenersi in contatto con le persone, anche quelle lontane, anche quelle vicine, scambiarsi immagini, scambiarsi video. Signori! Il video tag finisce qui, lei si è spaventata, piccolino, mi dispiace se ti ho spaventato, non ti ho lasciato tranquilla un secondo, eh. Comunque signori, il video tag finisce qui, io ringrazio ancora Aerospirate per avermi appunto taggato in questo video, come detto il suo canale, link in descrizione, a mia volta taggo per questo video SanderGamer90 e SaftSprintSushi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un like, un commento, un bolsino, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi.